Cari amici e care amiche, buonasera, Signore vi dia pace. Siamo giunti alla questa terza catechesi sui vizi capitali, sette vizi capitali, i rapporti deformati che abbiamo con Dio, con noi stessi, con gli altri e con le cose che usiamo. Sono dei veleni dell'anima, delle vere malattie dello spirito. La settimana scorsa siamo fermati sulla prima, la più grande, la più importante, che è la superbia, primo vizio capitale, che indica un rapporto deformato, scorretto con il Signore, con Dio. Oggi parliamo di un altro vizio capitale. Dico subito che probabilmente questa è la malattia dei tempi moderni. Il vero veleno dell'anima dei nostri tempi si chiama accidia. È una parola un po' strana, antica, ma l'accidia è oggi molto diffusa ed è, ripeto, la malattia dei tempi moderni. Indica il rapporto deformato con se stessi. Vi ricordate, io dicevo sempre che i rapporti sono quattro: con Dio, con se stesso, con gli altri e con le cose. L'accidia indica il rapporto deformato con se stessi. La parola accidia deriva dal greco achedia, e achedia significa quello che non si prende cura, il negligente, il pigro, l'indolente, l'ozioso, quello che si crogiola nel dolce far nulla. L'accidioso scappa dall'impegno, dalla fatica, rimanda le cose che vanno fatte. Accidia è un vuoto dell'anima, un essere svuotati dentro, demotivati, è l'eterna insoddisfazione. C'è un termine napoletano molto simpatico, che dice molto bene, mi sfastidio, ecco, sfastidio, questo senso di noia, di pigrizia, che quando prende in alcuni casi e va bene, può passare, ma quando diventa uno stato d'animo permanente è pericoloso. L'accidia è la noia, è la nausea della vita. Sono soprattutto due grandi autori in epoca moderna che hanno trattato e hanno dato ai loro libri questi titoli. Jean-Paul Sartre, famoso per il libro La nausea, e Alberto Moravia con La noia. I latini, i romani, conoscevano questo stato d'anima, lo chiamavano il tedium vitae, cioè il disprezzo della vita, la noia, la nausea. Lo dice molto bene Papa Francesco quando alcuni anni fa, rivolgendosi ai giovani, li invitava a non essere giovani da divano, divano. Il divano, cari amici, sorridiamo un attimo, o la poltrona, è il grande simbolo dell'accidia. Il divano o la poltrona come l'oggetto in cui uno si distende, si rilassa e non vorrebbe mai alzarsi. Nel dialetto napoletano, sempre pittoresco, grande lingua napoletana, c'è un termine che dice ittato, ecco, ittato, no? Sta ittato, goppa sta poltrona, questo divano, alzati, no? Prendi coraggio della tua vita. Ecco, il divano, la poltrona come simbolo, per carità, sono strumenti di riposo, di rilassamento, però certe volte assurgono a simbolo di noia, del dolce far niente, della pigrizia. Facciamoci un'altra risata per smorzare un po' questo clima anche triste che viene dalla guerra in corso tra Ucraina e Russia. E un vecchio amico qualche volta mi diceva: stamattina non c'ho voglia di fare niente, mi sono svegliato
con la noia e aggiungeva: mi sfastidio pure, mi sfastria. Ecco, un segno molto simpatico per dire appunto questo senso di eterna insoddisfazione. L'accidioso detesta quello che fa e quello che fanno gli altri, perché gli altri che lavorano, le persone impegnate, zelanti, laboriose, col loro impegno implicitamente come se rimproverassero il pigro, l'accidioso, perciò lui detesta quello che fa e quello che fanno gli altri. È uno stato d'animo molto vicino alla depressione. La depressione è una malattia, quindi non è colpevole, è un fatto patologico, va curata. Mentre invece l'accidia è un vizio, è una malattia dell'anima. L'accidioso tende a drammatizzare tutto. Vede il pelo nell'uovo, come suol dirsi. Di ogni pagliuzza ne fa una trave, drammatizza tutto, tutto gli costa fatica. E quindi ho detto, gli sono antipatiche le persone laboriose che lavorano. I padri del deserto, sapete che i sette vizi capitali vengono di lì, vengono dalla tradizione dei monaci antichi, i padri del deserto, di cui un grande rappresentante è stato proprio Antonio Abate, non il Sant'Antonio di Padova, ma l'altro Antonio, l'Antonio Abate, quello che noi chiamiamo Sant'Antuono, che si festeggia il 17 gennaio con i fucarazzi e così via. Antonio Abate è il grande padre del monachesimo occidentale e i padri del deserto hanno loro riflettuto su questi vizi capitali e chiamavano l'accidia il demone di mezzogiorno. Cos'è il demone di mezzogiorno? È il demone che prende il monaco, colpisce il monaco nell'ora più calda della giornata, quando arriva la stanchezza, mezzogiorno, cioè quando il sole picchia. Voi immaginate, specialmente da noi, paesi del sud, paesi solari, immaginate le 2 del pomeriggio, per esempio, di luglio, agosto, non c'è voglia di far niente. Purtroppo il clima influisce pure sul lavoro, influisce sull'impegno. Capisco che i paesi nordici sono molto più laboriosi, producono. I paesi del sud, di tutti i sud del mondo, sono paesi che devono fare i conti con il sole di mezzogiorno, con la calura d'estate, c'è bisogno di fare la pennichella, insomma, di riposarsi. Il demone di mezzogiorno che colpisce nell'ora più calda, quest'ora più calda che ti porta a una noia, ti porta a un certo senso di rilassamento. Il demone di mezzogiorno, insomma, per fare un riassunto, una sintesi di quello che sto dicendo, l'accidia è la tentazione subdola, suadente, che si traduce nelle frasi comuni: ma vale la pena? Chi te lo fa fare? A che serve tanta fatica? Chi te lo fa fare? Ecco, questo senso di tentazione che prende noi e gli altri poi sono tentatori, che di fronte a chi si impegna, a chi ci crede, a chi lotta per una causa, per un valore, per una persona, viene presa la tentazione: ma chi te lo fa fare? Ma vale la pena impegnarsi? Ma non vedi attorno a te le cose come stanno? In questo senso ho detto e ripeto che l'accidia è la malattia dei tempi moderni. Tra i vizi capitali, io sono sicuro, tra i 7 vizi capitali è il più attuale, il più vicino al nostro tempo, che
che è un tempo che porta questo senso di noia, di nausea della vita. E questo si fa più presente soprattutto nel mondo occidentale, nelle società del benessere. È vero che attraversiamo oggi anche una crisi economica, però siamo comunque, dobbiamo riconoscere, noi dell'Occidente viviamo ancora in un certo benessere. E in queste società del benessere si diffonde l'accidia, laddove non si è più assillati dalla fame, dalla lotta quotidiana per la sopravvivenza, si aprono gli spazi per altri bisogni, bisogni che vanno al di là di quelli primari. Quali sono i bisogni primari della vita? Sono la fame, la sete, questi sono i bisogni primari, sono la casa, il lavoro, la salute, sono i bisogni primari. Quando questi bisogni primari, bene o male, almeno la fame e la sete da noi, non sono più bisogni che vanno soddisfatti, sono soddisfatti ampiamente. Noi un piatto a tavola lo troviamo sempre. E allora subentrano altri bisogni che non sono più bisogni primari, sono bisogni secondari, e proprio in società del benessere spunta l'accidia. Un esempio? Volete un esempio? In questa società del benessere hanno pieno spazio i suicidi. Nelle società del benessere aumentano i suicidi. Voi non trovate suicidi nelle tribù dell'Africa o nelle favelas dell'America Latina. Li trovate nei paesi ricchi, nei paesi del benessere, trovate i suicidi, l'aumento dei suicidi anche da noi. Ecco il male oscuro dell'accidia. Possiamo usare sinonimi dell'accidia: sconforto, svogliatezza, scoraggiamento, tedio, disgusto, noia, male di vivere. Ecco, insomma, l'accidia è quella nausea di cui parlava Jean-Paul Sartre. È il non senso che ci assale, è ciò che ci avvicina pericolosamente allo stato di depressione o a quella sorta di indifferenza che è il vero nemico da battere. È insomma una paralisi dell'anima. I padri la chiamavano atonia dell'anima, l'anima che perde il suo tono, ecco, e che si paralizza. Ecco quello che l'accidia può fare. L'accidia ha come compagna quasi sempre, sorella gemella dell'accidia, è la tristezza. La tristezza che può essere una tristezza buona e una tristezza cattiva. La tristezza secondo Dio è una tristezza buona, diceva Léon Blois. L'unica tristezza ammessa per i cristiani è quella di non essere santi, non essere santi, la tristezza di non essere santi. Ma poi c'è quella tristezza cattiva, e cioè appunto perdere il senso della gioia, dell'umorismo. La sapienza umana ha dato molte indicazioni riguardanti l'accidia. Anzitutto, ecco, viene detta così, che trovare sempre una scusa per non impegnarsi. Un proverbio arabo dice così: chi vuol fare qualcosa trova sempre un mezzo per farlo, chi non vuole fare niente trova sempre una scusa. Chi vuole fare qualcosa trova sempre un mezzo per farlo, chi non vuole fare niente trova sempre una scusa. E San Paolo, in una sua lettera, quando vede l'atteggiamento dei tessalonicesi che aspettano il Signore che deve venire e stanno con le mani sulla pancia, sono in questa attesa
pigra, inerte, disimpegnata, San Paolo dice: no, chi non vuol lavorare neppure mangi. Chi non vuol lavorare neppure mangi. E in altra parte noi riscopriamo proprio, ripeto, questa noia di vivere. Pascal aveva individuato il punto. Diceva così: niente è più insopportabile all'uomo quanto di essere in un completo riposo, senza passioni, senza faccende, senza un'occupazione. Allora avverte il proprio nulla, il proprio abbandono, la propria insufficienza, la propria dipendenza, il proprio vuoto, e subito saliranno dal profondo dell'animo suo la noia, l'umor nero, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione. Ecco, è la noia di vivere, la nausea di cui parlava Sartre e Moravia. Qual è l'antidoto? Voi ricordate che io ho detto che sono veleni, sette vizi capitali sono veleni dell'anima, e come ogni veleno, anche questi veleni hanno il loro antidoto, ciò che permette di neutralizzare, di vincere il veleno. L'antidoto dell'accidia non è facile, perché è un demone molto pericoloso. Occorre agire prima, occorre prevenire, come suol dirsi. Prevenire è meglio che curare, impedire che si sia preda dell'accidia, della noia di vivere. L'antidoto è coltivare interessi, avere qualcosa o qualcuno per cui vivere e lottare e impegnarsi. Lo dice Enzo Bianchi, fratello Enzo Bianchi, dice: la lotta contro l'accidia è quella che è più difficile ad essere affrontata, perché, come diceva Pascal, ho detto prima, la sventura più grande degli uomini deriva da una sola cosa: dal fatto che non sanno rimanere in riposo da soli nella propria camera. Ecco, perché bisogna sempre fare qualcosa, mantenersi attivi, il fannullone iperattivo. Ma in realtà si continuano a fare le cose di sempre, ma senza voglia. Si fanno pure le cose. Penso a un prete accidioso, a un credente accidioso. Si continuano a fare le cose del ministero, si continua a fare il proprio lavoro per altri, ma senza voglia, svuotati, senza una motivazione che sta dentro. L'antidoto è il senso dell'umorismo, della gioia. Sentite cosa dice il Papa in questo bel documento di qualche anno fa: gaudete et exultate, gioite ed esultate. Papa dice che una caratteristica della santità nel mondo attuale è il senso dell'umorismo, è la gioia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell'umorismo. Potremmo citare tanti passi evangelici della scrittura sul senso dell'umorismo. Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell'umorismo. È evidente in tanti santi. Penso a un Filippo Neri, penso a San Vincenzo de Paoli. Il malumore non è segno di santità. Caccia la malinconia dal tuo cuore. Figlio, trattati bene, non privarti di un giorno felice. Sta allegro. La gioia è il senso di chi sa sorridere, di chi sa scherzare, di chi accetta gli scherzi. L'umorismo è un segno di santità.
scrupoli e melanconia fuori di casa mia. Ripetiamolo spesso, ripetetelo. È una frase di San Giovanni Bosco che aveva a che fare con i giovani, con i ragazzi, e quindi conosceva il valore dell'umorismo, del gioco. Scrupoli e melanconia fuori di casa mia, fa anche rima. E San Francesco d'Assisi: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. L'antidoto all'azzidia è il senso dell'humor, la gioia, l'umorismo, lo stare allegri, scacciare scrupoli e malinconia. Beati quelli che sono gioiosi, beati quelli che fanno sorridere. Credo che un posto in tal senso di rilievo devono avere i comici nella nostra vita, quelli che ci fanno ridere, certo non travalicando nel linguaggio, nelle parole, ma quel sano umorismo che fa sorridere. Come non pensare al nostro Totò, che fa sorridere ancora oggi a distanza di tanti anni. Come non pensare ai clown, per esempio, a quelli del circo, a quelli che fanno sorridere. Che bella funzione hanno i clown, soprattutto negli ospedali e negli ospedali dei bambini, dove prestano la loro opera anche spesso di volontariato per scherzare, per far sorridere i bambini. C'è un altro vizio capitale che indica il rapporto deformato con se stessi, ma per ragione di tempo non lo affronto, devo fare delle scelte. Il rapporto deformato con il corpo, con la sessualità, il corpo proprio e il corpo degli altri. Questo vizio capitale si chiama la lussuria, e cioè l'uso scorretto del corpo proprio e del corpo altrui. Sia chiaro, questo lo dobbiamo dire subito, non ci stanchiamo mai di dirlo, che il corpo l'ha creato Dio. La sessualità è una cosa buona, l'erotismo è importante. La sessualità fa parte della vita dell'uomo e della donna, e quindi viene da Dio. Lì maschio e femmina li creò, e Dio vide che era una cosa molto buona. Dunque, sia chiaro, sgombriamo il campo da ogni equivoco. La sessualità è positiva, il corpo è tempio dello Spirito Santo, il corpo è sacro, il corpo è il mezzo che ci permette di relazionarsi con gli altri. Dov'è l'errore? Quando è che avviene un rapporto deformato, scorretto con la sessualità, col corpo proprio e col corpo altrui? Quando appunto la sessualità viene banalizzata. Il rischio di banalizzazione, della cosificazione, quando la sessualità diventa merce. Vorrei chiudere con una preghiera. La preghiera riguardante soprattutto la gioia, il senso dell'umorismo. Il Papa suggerisce una bella preghiera di Tommaso Moro, San Tommaso Moro. San Tommaso Moro era il cancelliere di corte di Enrico VIII in Inghilterra, un uomo santo, sposato, un laico, che serviva il suo paese, l'Inghilterra. Ma quando Enrico VIII fa la scelta di divorziare dalla moglie e pretende che la Chiesa di Roma gli dia il beneplacito, Tommaso Moro dice di no e viene condannato a morte, è martire.
San Tommaso Moro. Ebbene, questo santo, è un tipo allegro, gioioso, scherza perfino nella Torre di Londra, a poche ore, a pochi giorni dalla sua esecuzione capitale. E sentite questa preghiera attribuita a San Tommaso Moro. Scrivetela, ripetetela spesso, perché indica cosa vuol dire veramente la santità, una santità gioiosa, allegra. È la preghiera con cui concludiamo questa catechesi. Dammi, Signore, una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo con il buon umore necessario per mantenerla. Dammi, Signore, un'anima santa che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e non si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a posto. Dammi un'anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa ingombrante che si chiama io. Dammi, Signore, il senso dell'umorismo. Fammi la grazia di capire gli scherzi, perché io abbia nella vita un po' di gioia e possa comunicarla anche agli altri. Così sia. Auguro a me e a voi davvero che il Signore ci doni il senso dell'umorismo e della gioia, che ci faccia capaci di un rapporto corretto con noi stessi e con gli altri. Buonasera, cari amici. Il Signore vi dia pace. L'appuntamento è a Dio piacendo per lunedì prossimo alla stessa ora, con due vizi capitali che indicano il rapporto deformato con gli altri: l'ira, la collera e l'invidia, molto pericolosa l'invidia. Arrivederci, buonasera, il Signore vi dia pace.